Il tuo blog Gli Antennati, che potete trovare online nel sito dell'Espresso, il bollito alla Santorescu, il commento che tu hai fatto all'esordio di questa stagione di Michele Santoro. E mi sembra di condividere un po' il tono e il senso, cioè niente di nuovo sotto il sole, mi pare. E si è un po', come dire, spenta la creatività e anche la drammaturgia di quello spettacolo, dove ormai i ruoli sono sempre quelli, e in più abbiamo dovuto anche sentire la Costa Magna, che cerca sempre di fare la somma di Santoro e Travaglio, però appunto niente di nuovo, forse perché quel venerdì non c'era Berlusconi. Ma in questi casi bisogna sempre fare una premessa proprio di maniera, cioè stiamo parlando del miglior conduttore televisivo di talk show italiani. Assolutamente. Questo è importante da dire, perché ancora più dura deve essere la critica, nel senso che Michele Santoro ha avuto la straordinaria capacità da sempre di saper tradurre i fatti della politica e i fatti della cronaca in ingredienti di un teatro che si rifà al teatro greco proprio, in cui ci sono ruoli scritti che in qualche modo esaltano i temi dell'attualità, facendoli diventare emozioni, sentimenti forti e ruoli contrastanti. Ora, dobbiamo prendere atto tutti, giornalisti noi per primi, del fatto che la drammaturgia italiana è cambiata. Lo vediamo nelle elezioni che ci sono state ieri in Sicilia. Non significa che la drammaturgia italiana acquisisca nuovi valori più positivi, significa semplicemente quello che ho appena detto, cioè è cambiata. Allora non è più possibile impostare le trasmissioni televisive così come gli articoli di giornale, con lo stesso spirito con cui lo si faceva prima. Santoro invece insiste sulla stessa strada. Il programma di quest'anno è identico al programma che faceva l'anno scorso, quando faceva il baraccadero catodico fuori dalle normali reti e invece sulla piattaforma, sulla multipiattaforma delle varie emittenti. Un programma che prevede un nemico specifico, che non limiterei alla parola Berlusconi in senso stretto, quello che è la cultura del berlusconismo e in qualche modo una cultura che in questi anni ha preso spunto dalla casta e da tutto quello che ha fatto vendere e ha fatto seguire tutto ciò che parla di casta. È un cibo a cui ci siamo affacciati in molti, per cui, come dire, nessuno è santo in questo senso. No, per carità, anzi, è logico, un bel prodotto, se vogliamo. Ma è logico che l'informazione, nel momento in cui c'è un malessere specifico basato su una politica marcia, totalmente marcia, si appoggia a questo raccontando da un lato con fare etico tutto il malaffare e dall'altro approfittando di questo per vendere. Questo è un meccanismo normale e trovo perfettamente lecito e cristallino peraltro. Non va bene però nel momento in cui la noia prevale su tutto questo, come era l'altra sera da Santoro, io credo. Sì, è proprio noioso. Era. Mentre si contrappone alla noia di Santoro un Crozza che invece ti è piaciuto tanto. Ah, Crozza! Crozza è straordinario. Chi cerca di come dire, contrastare o di demolire il personaggio di Crozza imputandogli uno schieramento politico è veramente totalmente ingiusto. Crozza è veramente diventato un genio, non era un genio, lo è diventato. Lo è diventato perché, come scrivo oggi sul blog, tra l'altro
si raggiunge facilmente scrivendo anche www.gliantennati.it. Ah, si arriva perfetto. Direttamente anche in questo modo al sito L'Espresso, quindi molto facilmente. Tutto Crozza è riuscito a cogliere dagli eventi di cronaca, a differenza di ciò che ha sempre fatto Santoro, facendo lavori ovviamente molto differenti, lo spirito dei tempi. L'altra sera il lavoro che ha fatto, la parodia, chiamiamola così in modo forse limitativo, di Schettino e della Moldava è un capitolo di televisione straordinario. Oggi è finito il tempo, secondo me, della satira anche qui, come è stata raccontata finora, cioè la satira come momento fondante della guerra politica. Io ti posso dire, sono molto favorevole a questo tipo di satira, mi piace il sangue nella satira, da qualunque parte arrivi, intendiamoci, ma questo è un momento di enorme confusione, è un momento in cui, che cos'è far satira, quali sono i bersagli? Secondo me un meraviglioso bersaglio sarebbe il PD alleato con l'UDC, per esempio, che si allea in Sicilia. Con Lombardo, perché poi c'è di mezzo Lombardo lì. Ma sì, è come dire, mi diverte sì. molto di più della satira su Fini e della Casa di Monte Carlo, che trovo quanto mai noiosa, scontata, trita e ritrita. Ma parlando appunto di questo, ho trovato abbastanza grave il trattamento, i massaggi affettuosi che Fini ha ricevuto l'altra sera da Santoro. Sì, devo dire che questo mi ha colpito, per esempio. Era il miglior Fazio come sì, accoglienza. Era fazioso nel senso di Fazio, Santoro. Sì, sì. E nel momento in cui una trasmissione del genere diventa qualcosa che somiglia di più ad altri programmi, come per esempio Ballarò, o come per esempio programmi peraltro ottimi nella loro struttura e ripetitività, o come Piazza Pulita, per esempio, cioè programmi dove il programma è fatto dall'alternarsi delle dichiarazioni dei personaggi protagonisti in una grammatica più tradizionale da questo punto di vista, nel momento in cui Santoro non può e perde il ruolo di regista del dramma che porta in scena, beh, questo è un momento di sconfitta sia per Santoro, che a questo punto dimostra di non essere più il ragazzo vigoroso che era un tempo, e anche dei tempi, che in questo momento, ripeto, ci propongono un PD alleato con l'UDC in Sicilia, che dimostra che possiamo anche metterci le babbucce, andare a casa e salutare tutti, perché la storia sta dimostrando la sua mediocrità assoluta. Senti una cosa, domenica c'è stato un fatto molto importante. Sì. Il KO a Di Pietro, nel senso che per la prima volta Di Pietro con la a Report mi sembrava Forlani e quando nel famoso interrogatorio del processo Enimont, incerto, titubante, a tratti anche impaurito dall'incalzare delle domande del giornalista di Report. Tu non so se hai avuto occasione di vederlo. Sì, che impressione ti ha fatto? Allora, vorrei fare, gli ascoltatori mi perdoni, ma vorrei fare il megalomane per un minuto di orologio. Allora, pochi mesi fa, sull'Espresso, ho scritto un'inchiesta che si chiamava, se non sbaglio, l'aggettivo non so se è corretto nel titolo, L'Italia dei valori scaduti, o qualcosa del genere, in cui raccontavo punto per punto tutte le malefatte dell'Italia dei valori. All'epoca, non parlo di pochi mesi fa, non successe nulla. Per una semplice ragione, perché le cose sempre devono, come dire, accadere nel momento esatto. Giusto, infatti. Esatto. Allora, il Di Pietro dell'altra sera, all'interno di quella trasmissione straordinaria che è Report, e io lo dico pur a volte non riuscendo a guardarla da critico televisivo, perché, come dire, gli addetti ai lavori a volte troppo sanno di queste storie, ma io trovo che sia veramente un esempio di divulgazione straordinaria, cioè la capacità di portare elementi validi con un linguaggio giornalistico di valore assoluto, e che per questo riesce a mantenere degli ascolti malgrado la pesantezza dei temi, perché a volte
come dire, sulla cassa dei prestiti, cioè sono argomenti che sfido chiunque a seguire con attenzione dall'inizio alla fine. Invece la Gabanelli riesce a fare questo. Ecco, Santoro, il Di Pietro dell'altra sera era la fotografia di quello che è Di Pietro, cioè un uomo che ha portato da leader un partito ad alti livelli totalmente pieno di cialtroni. È l'unico modo, questo è stato l'unico modo per Di Pietro di creare un partito. Ha raccattato chiunque, e non è possibile, al di là della figura di Di Pietro, riuscire a gestire alla lunga un partito in cui ciascuno fa gli affari propri. Tra l'altro questo, in modo totalmente diverso, sarà un problema che riguarderà anche Grillo alla lunga. Certo. Perché sarà molto difficile certificare il pedigree, no, di che ciascuno. Poi si fanno sotto i vecchi marpioni della politica che si travestono da nuovisti, quindi è un problema che è enorme, al di là, ripeto, della figura di Grillo. Io mi sono anche stufato con me stesso, proprio con me stesso, di provare disagio per la figura di Grillo. Ne provo enorme nei confronti di Grillo. Credo che, al di là della figura di comico, è proprio una certa retorica che io trovo non della non politica, ma proprio della politica più politica, quella di comiziare in un certo modo contro gli altri. Non mi ci ritrovo affatto, ma trovo anche che, come nel momento in cui nella televisione hanno preso il vento i reality, in cui tutti hanno iniziato a dire che schifo i reality, che schifo. I reality sono un'espressione televisiva di questi tempi, altrettanto Grillo è il reality della politica in questo momento, e in quanto tale, secondo me, va vissuto. L'importante è che questo rientri sempre nelle regole della democrazia e contemporaneamente nel controllo di ciò che il grillismo può rappresentare. E questo sarà un terreno di confronto nei prossimi mesi. Riccardo, grazie. Abbiamo sforato per il piacere di conversare con te. Veramente è sempre molto piacevole sentire le tue riflessioni. Grazie. Viva lo sforo, sforiamo tutti. Sforiamo. Arrivederci. Ciao. Riccardo Bocca, inviato, giornalista dell'Espresso, lo potete seguire nel suo blog Gli Antennati, che potete trovare con www.gliantennati.it.